Allora, bentornati sul canale Aperto questo blog, io sono il Gonz. Passa l'ambulanza, passa la polizia, passano i pompieri. Ok, bentornati sul canale Aperto questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare il consueto aggiornamento della collezione di film che mi ha mandato CG Entertainment, Midden Factory, Eagle Picture e Universal. E un paio di film che ho comprato usati alle braccio, diciamolo. Cos'è caduto? È caduta la memory. Il pacco più sostanzioso di tutti è quello di CG Entertainment, che visto così sembra piccolo, in realtà ci sono dentro un sacco di film, uno più bello dell'altro. Un paio li ho proprio chiesti, perché uno in particolare, questo film l'ho chiesto, ed è il primo tra l'altro, l'ho chiesto perché voglio fare la sconsueta classifica dei film horror più belli dell'anno, come ho fatto l'anno scorso, e non posso fare questa classifica senza aver visto The Nest. Perché so che è un film piuttosto bello, interessante, e quindi deve essere per forza visionato prima della fine dell'anno per fare la benedetta classifica dei film horror. Quindi The Nest, devo ancora vederlo, Blu-ray. Questo non so se sarà nella top 3 dei film più belli dell'anno, però è sicuramente un buon film da quello che ho sentito dire, anche e soprattutto perché l'ho sentito dire dai miei follower, amici del gruppo Non Aprite Questo Blog, e loro insomma sono persone che se ne intendono. Altro film che ho chiesto esplicitamente perché è un film indipendente, perché avevo visto il film precedente, mi era piaciuto tantissimo, che è Fino all'Inferno di Roberto D'Antona. Mi sono fatto mandare The Last Heroes, Gli Ultimi Eroi, di appunto Roberto D'Antona, l'ultimo film. Non l'ho ancora visto, però vi posso dire che Fino all'Inferno è un film, sì, con i suoi difetti, tutto quello che vuoi, non tutti gli attori sono al top, insomma è il cinema indipendente questo, però ragazzi, cioè, è incredibilmente divertente, ha un ritmo fantastico. Veramente mi ha sorpreso la capacità di Roberto D'Antona di intrattenere e tenerti incollato lì con veramente un film molto d'azione, scritto anche bene, insomma. Poi i suoi difetti, come dicevo all'inizio, ce li ha, ma quando poi alla fine riesci a comunicare quello che vuoi comunicare, i difetti passano in secondo piano. Questo è il suo ultimo film e vi farò sapere insomma com'è. Altro film interessantissimo italiano, tre film italiani sono, uno dietro l'altro, non l'ho fatto apposta, è Go Home di Luna Guadagnino. Questo l'ho visto, sono riuscito a vederlo. È interessante per due ragioni. Uno, intanto perché per fortuna è un altro film horror targato Italia, di zombie poi, quindi dopo quello di Daniele Misischia, In un giorno alla fine, mi si chiama The End, arriva anche questo. È un po' diverso, questo è un film molto politicizzato, molto con un messaggio politico dietro molto forte, che non è perfetto anche lui, soprattutto nel confezionamento, nell'audio, però ha una regia veramente stupenda. Cioè, regia intendo inquadrature, movimenti di camera, ma veramente meravigliosa, qualcosa di alto livello che un po' richiama, ovviamente perché siamo tutti figli di quel cinema, richiama molto il cinema americano. È veramente da quel punto di vista molto molto bello. La storia ha un suo perché, insomma funziona, il finale sorprende, quindi alla fine ci sta, e spero che Luna Guadagnino continui a fare film horror a sfondo anche politico, nel senso che comunque mi piace che ci sia questo sodalizio tra film politicizzato, sociale e horror. Penso che piaccia a molti amanti dell'horror, quindi non male. È molto bella l'edizione con la copertina disegnata da Zero Calcare. Vediamo se riesco a farvela vedere un po' meglio. Una bella sinergia questa tra artisti di vari generi. Questo è un classicone che serviva alla mia collezione. Sotto Shock di Wes Craven. Questo è un po' un film che non è tanto famoso tra i film di Wes Craven. È un altro serial killer, un pazzoide che vive nel mondo etereo, insomma non è reale. Non lo vedo da tanti anni, comunque l'idea non è male. Mi angoscia anche un po' l'idea che comunque tanti anni fa fosse anche più normale, no, giustiziare la gente sulla sedia elettrica. Ancora esistono queste cose, però insomma adesso sono molto più criticate.
elettrificate, e questo villain nasce proprio dal fatto che viene elettrificato sulla sedia elettrica, è un grandissimo bastardo e perseguiterà un po' di gente. Adesso non ricordo neanche più la storia. Comunque non ha spopolato, però è veramente un cult da tenersi, cioè insomma per i collezionisti sotto shock è da avere, insomma. Voilà! Ah, carino, guardate. Insomma, CG Entertainment, il sito, ha veramente una marea di film horror, ma sono veramente tanti, e in più adesso hanno anche una nuova piattaforma digitale, che si chiama CG Digital, dove trovate già dei film come Scars of Xavier, che ho recensito, e Blood Bags, che ho già recensito anche questo. Arriveranno altri film della Devil's Work, che è questa casa di produzione e distribuzione americana. Insomma, è figo perché arriveranno cose indipendenti un po' di nicchia. Ecco, questo è un film che ho sempre sentito nominare, non mi ricordo se l'ho visto o se non l'ho visto. Vediamo se riesco ad aprirlo. Una bella trecciata anni 80, edizione speciale, non aprite quel cancello, che non è non aprite questo blog, però insomma il concetto è simile. The Gate, il titolo originale. C'è il making of, intervista al regista. Questo, scrivetemi nei commenti se avete visto, io sinceramente non me lo ricordo, ma mi ricordo che è uno di quei film della mia epoca. Oddio mio, questo è fenomenale, ragazzi. Questo è fenomenale. Questo è fantastico. Brood, la covata malefica di David Cronenberg. Ovviamente Cronenberg è un malato di mente. Questo è un film... Cioè, ragazzi, questo è da avere. Questo è un classico cult, come può essere The Fog, La notte dei morti viventi, Non aprite quella porta. Cioè, questo è un film da avere, anche se è meno conosciuto. È veramente un horror a 360 gradi, c'è di tutto. C'è un padre con una figlia, molto angosciante per chi è genitore e chi ha figli. Quindi lo consiglio, perché io vi consiglio di provare queste emozioni terribili tramite il cinema, perché il cinema vi protegge. Quindi potete fare questo piccolo viaggio, come quando sali su una giostra, nel terrore, e poi tornare tranquillamente a baciare e abbracciare i vostri figli. Il cinema horror vi permette di fare questo. Un po' body horror, un po' tutto, cioè veramente, non lo so, è travolgente, è malato, cattivo, diabolico. Solo Cronenberg riesce a trasmettere tanta angoscia e tanto male in questa maniera. Questa è la versione Blu-ray, nuovo Master HD, edizione realizzata grazie al crowdfunding startup, che è un'iniziativa che fa CG Entertainment. Fico, fichissimo. Ragazzi, questo è da avere, assolutamente. Questo lo lascio per ultimo perché è troppo fico. Sono tutti fichi questi, sono tutti fichi. Sono tutti belli questi film qua, veramente. Un altro film semi sconosciuto, The Mangler, la macchina infernale. The Mangler, la macchina infernale, è un film del 1995 di Toboppel, quindi non stiamo parlando di uno qualunque, con Ted Levine, che è un attore che avrete sicuramente visto centinaia di volte, qua molto bravo, e Robert Englund, tratto da un racconto di Stephen King che si chiama Il Compressore. Parla di questa macchina industriale che uccide la gente, diabolica, la tira dentro l'ingranaggio e la spappola. Ted Levine lo dovete riconoscere per forza, perché è il mitico Buffalo Bill del Silenzio degli Innocenti, insomma quello che si mette il capo tra le gambe e balla la famosa canzone del film. Il film ottenne buoni incassi, ma la critica ne parlò molto male e ottenne recensioni negative all'epoca. Io ve lo consiglio tantissimo, perché non bisogna credere alla critica, bisogna credere solo al Gonz. No, scherzo, c'è tantissima gente esperta di film. Questo è un film veramente veramente carino, non sto dicendo che sia un capolavoro, ma funziona, è un bel horror con delle tematiche anche interessanti. Regia, scenografia e sceneggiatura di Toboppel, quindi per gli amanti di Toboppel è una manna. Di questo film sono stati realizzati anche due seguiti, The Mahler 2 nel 2001 e The Mahler Reborn nel 2005. È veramente bello, mi piacciono i film. Qua c'è anche il libertino. Vi faccio vedere anche Robert Englund. E questo qua è praticamente un personaggio che è il capo dell'azienda, cattivissimo, con delle stampelle, le gambe tutte incastrate dentro delle protesi metalliche, insomma è veramente fastidioso da vedere, non perché le persone che hanno questi problemi alle gambe sono fastidiosi, però lui è
è cattivo e tutta questa roba lo fa sembrare un mostro. Consigliatissimo, andiamo avanti perché non è finita. C'è la meraviglia qua dentro, ragazzi. Questo è un film che non è proprio horror, anche se in alcune scene lo è, e quindi starà sicuramente nella sezione horror dei miei DVD, anche perché ho quasi solo film horror, ho una piccola sezione di altri film. Questo si chiama Hardware, è un film di fantascienza. Non si può fermare il progresso, ricordatevelo, c'è scritto anche qua. È un film di fantascienza di Richard Stanley. Richard Stanley è il regista del film che uscirà nel 2020 con Nicolas Cage, Color Out of Space, film che è ispirato ai racconti di Lovecraft, ovviamente. Insomma, ne hanno fatte altre versioni. Questo regista gira pochissimi film, ma questo film è geniale, è veramente stupendo. È un mondo futuristico, veramente totalmente ideato da lui, molto credibile, molto figo. I personaggi sono fighi, il mostro finale è figo. Hardware è un cult più in altri paesi probabilmente che in Italia, perché noi in Italia siamo sempre un po' quelli che si fermano alla prima cosa, non indagano mai. Guardate, vi faccio vedere un'anteprima di una specie di mostrone che bellissimo, c'ha uno stile, questo film pazzesco. Non si può fermare il progresso. Tanto non vedo l'ora di vederlo in Blu-ray. Scene inedite tagliate, questa è una bomba. A me piace sempre vedere i film con le scene integrali, insomma il film integrale con anche altre scene che magari il regista avrebbe voluto. Quindi Hardware, consigliatissimissimo, cult assoluto. Ultimo film che mi ha dato CG Entertainment, che ringrazio e che consiglio come, sia come sito per gli acquisti, perché i prezzi sono buoni, sia per il nuovo servizio digital, insomma on demand, chiamiamolo streaming, dove quello lo consiglio non tanto per i prezzi, che sono più o meno, cioè no, in realtà i prezzi sono anche abbastanza buoni, ma per le chicche, perché ci sono delle esclusive, delle cose che hanno solo loro. Quindi andate a farci un giro, iscrivetevi alla newsletter, così saprete sempre tutto. Tra l'altro, se vi iscrivete alla newsletter avrete anche 5 euro di sconto per la prima quando vi iscrivete, insomma vi danno 5 euro di buono. Profondo Rosso, del famoso Dario Argento, prima volta in Blu-ray se non sbaglio. Questa edizione è curata da Gianni Canova. Gianni Canova è lui, insomma, se non lo conoscete informatevi, perché è uno che tratta il cinema da molto prima di noi. Intervista Dario Argento a cura di Gianni Canova dentro. Quindi fighissimo, introduzione di Gianni Canova, fighissimo, così uno poi entra anche nel mood del film, capisce delle cose prima di vederlo. Risoluzione, bella storia, sottotitoli, insomma questa è l'occasione per me di rivedere Profondo Rosso, che manco me lo ricordo sinceramente. Dai, non facciamo quelli che io non ho memoria. L'avrò visto 30 anni fa e ora finalmente me lo riguardo, lo riapprezzo. No, non c'è il libricino però, ragazzi, dentro c'è l'intervista e quindi fichissimo. Sicuramente ne parliamo di questo, perché è sempre bello parlare dei classici, soprattutto poi quando fanno le edizioni così strafighe. Passiamo alle altre cose. Qui c'è Midnight, facciamo Midnight. Allora, non ho avuto tempo di fare un altro video aggiornamento, quindi ve ne parlo adesso. È uscita l'edizione meravigliosa di Donnie Darko per la Midnight Classic. Allora, questa la apriamo, ve la faccio vedere. Sempre a libro, con il film in Blu-ray, una cartolina. C'è il disco con la director cut, i contenuti extra e la versione, invece la prima è la versione theatrical cut, cioè quella accorciata, quella che avete visto tutti. Quella che non avete visto è questa, che è la director's cut, che ho avuto il piacere di vedere, a parte che si vede una meraviglia, ed è molto interessante questa versione di, anzi fammelo mettere qua, ed è molto, no non si vede, è molto interessante questa versione di Donnie Darko, perché essendo una director cut permette a tutta la trama di essere capita meglio, ed effettivamente io non me lo ricordavo come tutti i film. Poi quando ho iniziato a guardarlo ho iniziato a ricordarmi tutte le scene, tutte le cose, ho visto le scene in più, le ho anche riconosciute in alcuni casi, e alla fine del film ho avuto molto più chiaro che cosa stava succedendo,
nella storia e ho riapprezzato tanto il film, nel senso che probabilmente all'epoca anch'io non lo avevo capito così bene. E questo è un film che per un regista che all'epoca era un quasi esordiente, se non esordiente, è stato un film della Madonna come modo di presentarsi. Infatti ha ricevuto anche delle critiche un po' più freddine, non faccio nomi, ma qualcuno lo conoscete anche qua su YouTube. Comunque questo film è un film sicuramente generazionale, che piace alla generazione dopo la mia. È interessante perché lui è alla fine Donnie Darko, il personaggio di per sé è proprio un ragazzo adolescente anticonformista, coraggioso, con una grande intelligenza. Di per sé Donnie Darko è un eroe, e questo è il senso. E quindi è mai film dove c'è della critica sociale, c'è della critica al conformismo, a tutto quello che ti viene imposto come binario da seguire, dove non puoi sviare mai se non in un altro binario che pure quello è stato scelto e deciso da qualcun altro. Quindi lui è proprio un personaggio di questo genere che non vuole stare sui binari prestabiliti, e in più è anche un eroe, perché poi dopo chi non ha visto il film, se vedete il film capirete che lui compie un atto di amore, di sacrificio. Donnie Darko non è proprio un film horror, anche se appunto le ambientazioni sono horror, però ci può stare tranquillamente nella collana Midnight Classic. Quindi tre dischi. I contenuti extra non sono ancora riuscito a guardarli, però se siete appassionati proprio di questo film, e lo so che ci sono tantissimi appassionati di questo film che proprio l'hanno preso come il loro film cult, magari proprio da adolescenti l'hanno visto, quindi io ero già grandicello, sono sicuro guarderete anche gli extra e lo consumerete. Soprattutto la director cut vi piacerà moltissimo, perché appunto anche per voi che lo avete capito e amato lo capirete ancora di più, sarà tutto più chiaro, tutto più lineare. Poi mi avevano mandato anche The Field Guide to Evil, che sono 8 cortometraggi. Ne ho visti già due, sono molto sofisticati questi cortometraggi, cioè hanno proprio una qualità video registica forte. Forse non hanno proprio dietro una scrittura particolarmente esagerata, insomma non, ma almeno questo per quanto riguarda i primi due che ho visto. Però sono veramente molto sofisticati, stiamo parlando di registi talenti, chiamiamoli, sono proprio dei talenti questi registi qua, persone che sono già appunto avviate nel mondo del cinema. Infatti appunto uno di questi corti è di Veronica Franz e Severin Fiala, che sono le registe di Good Night Mommies e di The Lodge, che dovrà uscire quest'anno. Quindi cioè è gente che ha già dimostrato di essere capace, quindi sono tutti corti di buona qualità. Io ne ho visti due, finirò di vedere gli altri 6 appena riuscirò. Poi, ultima chicca, super chicca, veramente bestiale, mi è appena arrivata per il mese di dicembre. Veramente, questa è una cosa proprio... Questa è veramente una delle bombe in assoluto. Questa equivale a Non aprite quella porta o... sempre della Midnight Classic. È veramente un'uscita stratosferica. È... Il buon vecchio La Mosca, di David Cronenberg, con annessi però gli altri film, quindi i film precedenti e il sequel della Mosca. Adesso vediamo un po' tutto. Tanto dentro ci sono le cartoline che vi faccio vedere. Apriamole! In diretta. Allora, vediamo se riesco. Cartoline che sono i poster dell'epoca dei vari film. Return of the Fly. I vecchi film, tra l'altro c'era appunto Vincent Price, vabbè, poi li vedremo, perché anch'io li devo scoprire questi film, ed è il motivo per cui sono strafelice di avere questa edizione e ringrazio Midnight per avermela mandata. Davvero meravigliosi. Vabbè, questa la conoscete, questa è quella che tutti noi conosciamo meglio perché è della nostra generazione, e La Mosca 2. Insomma, qua c'è tutta la mosca, tutta la mosca, tutta la mosca. Allora, qua dice la saga body horror, chiaramente, perché lui si trasforma in mosca sia in quelli vecchi che in quello di David Cronenberg. Quindi c'è la trilogia degli anni 60, L'esperimento del dottor K, La vendetta del dottor K, La maledizione della mosca, che sono quelli in bianco e nero dove il personaggio con anche il grembiule da dottore c'ha la testa da moscone gigante, che voi direte fa ridere, ma a me faceva un po' paura, nel senso che
gli insetti così ingigantiti mi hanno sempre inquietato molto e insomma secondo me è un po' inquieta ancora quella roba lì e lo voglio vedere assolutamente. Poi per chi insomma come me degli anni 80 o per chi l'ha riscoperta adesso che è più giovane, c'è la mosca di David Cronenberg e la mosca 2 che non mi ricordo di chi cazzo è, però non me ne frega neanche un cazzo, dopo lo guardiamo. 5 film per altrettanti viaggi in apura, bla bla bla, mutazioni genetiche, tutti i film sono stati restaurati per la prima volta in alta definizione, accompagnati da contenuti esclusivi e scene tagliate. Quindi ragazzi, qua c'è da farsi una scorpacciata per chi ama questo genere qua, incredibile. Andando nello specifico per quello di Cronenberg, la mosca, c'è cioè il commento audio sottotitoli del regista, il museo di storia naturale di Brendol Mosca, Brendol, elaborazione, scene, effetti video, scene tagliate, scene estese, press kit, teaser, spot TV e bla bla bla. E poi ci sono anche i contenuti extra di tutto il resto, making of della mosca. Ah, e poi c'è un altro documentario, The Fly Papers, non so di cosa tratti, ma insomma ne parleremo anche attraverso altri canali come... Ah, vediamo dentro com'è perché sicuramente merita. È fatto a libro con i dischi sono inficcati qua dentro. Vedete? Sono ficcati qua dentro. Adesso non sto a tirarli fuori tutti perché poi finisce che faccio un danno. Bravo, veramente troppo bello questo libretto, cioè. Oh, bello, bello, Brendol nel suo massimo splendore. No, il massimo splendore è quando diventa proprio una mosca. Una mosca ripugnante. E qua altre foto, insomma. E poi in fondo ci sono sono un sacco di foto fighissime, ragazzi. Ah, ecco, scena epica, ve la faccio vedere perché è una scena che da ragazzino mi ha profondamente turbato. Adesso vi dico esattamente quanti anni potevo avere. La mosca, IMDb, così vediamo gli anni. 86, ecco, ti pareva. La mosca, io avevo 10 anni quando c'era la mosca. Poi vabbè, io ho sentito tanta gente su Facebook dire: ah, io guardavo l'esorcista quando c'avevo 3 anni, io ho guardato quello quando c'avevo 4 anni. Vabbè, siete tutti supereroi. Io mi cacavo sotto quando ho visto la scena del braccio che si spezza mentre fa Braccio di Ferro con Brendol, il tizio, insomma, trauma per me. Io ho sempre odiato le ossa spezzate, una roba terrificante, guarda, una roba che mi ha sempre urtato tantissimo. L'osso spezzato quando esce pure dalla pelle o da, insomma, ancora peggio, proprio una roba. Io adesso vomiterei qua sul computer, perché qua davanti ho anche il computer, sulla telecamera, a spruzzo su tutto, stile Reagan. Mi ha sempre fatto schifo. Io sono sicuro che riguardando quella scena lì in versione alta definizione restaurata, vi assicuro che farò una faccia tipo questa, guardando come, sapete come si guarda quando chiusi tra le mani, per non troppo non paura, schifo. Magari mi riprendo e vi faccio vedere la reaction su Instagram, pubblico il video. Veramente sono sicuro che mi darà troppo fastidio. Quindi grandissime anche le uscite di Midnight Factory, che ringrazio, fantastici anche questi. Ultime cose che mi sono arrivate, questa è stupenda, da Eagle Picture mi è arrivato Midsommar, stupendo, meraviglioso. Ho visto la versione integrale, quindi con 25 minuti in più di scene tagliate. Ho fatto una live apposta per questo film, per questo film, non per quello che ho visto al cinema, questo qua, perché questo è un altro film, è un film come lo voleva Ari Aster, con tutte le scene che mancano. E ci sono effettivamente, c'è proprio un pezzo di scena in più tantissime piccole scene che secondo me descrivono, aiutano a descrivere meglio il rapporto tra i personaggi, soprattutto all'inizio. Ho avuto l'impressione che la maggior parte delle scene tagliate fossero all'inizio. Dentro c'è una fantastica cartolina vera, proprio questa, che la puoi anche spedire, ma col cazzo che la spedirò, anche se in realtà ne ho già un'altra. E poi, cosa fighissima, in questo Blu-ray c'è la director cut, la theatrical version, come cazzo la volete chiamare, ma c'è anche il DVD. Quindi se voi avete solo il lettore DVD ma volete comprare già il Blu-ray, perché sapete che un giorno passerete al Blu-ray, queste versioni qua da Eagle Picture sono fenomenali. Ultimo film che mi è arrivato da Universal,
sono abbastanza contento perché il film è prodotto da Sam Raimi. È il film della Lacoste. Scherzo, è un film sui coccodrilli. Crawl, Intrappolati, prodotto da Sam Raimi e diretto da Alexandre Aja, che comunque non è proprio un cretino, che è il regista di Le Colline hanno gli occhi, remake, Piranha 3D, insomma qualcosina ha fatto. Mi piacciono un sacco i film con i coccodrilli, perché da piccolo avevo molta paura dei coccodrilli, quindi lo guarderò. Se la tempesta non ti prende, lo faranno loro. Quindi l'ho visto che sono realizzati molto bene in 3D, mi piacciono molto le scene di allagamento, io adoro i film catastrofici con annessi coccodrilli, che cosa vuoi di più dalla vita? Non ditemi un lucano. Poi mi sono, insomma, nei miei giretti, mercatini, negozietti, ho comprato L'ultima casa sinistra Extended Edition. Tra l'altro c'è l'attore di Breaking Bad. C'è l'attore di Breaking Bad. Non me lo ricordo sto film, non vedrò se l'ho già visto o no. 1,90€. Poi ho preso The Dentist 2 del mitico Brian Yuzna. Carina come edizione, molto grafica, un po' retro, non mi dispiace affatto. Un DVD. E non ho il primo di The Dentist, quindi lo cercherò. E poi infine ho preso questa edizione di Silent Hill, che in realtà ho già, però questa, quella che ho già io, è senza la cartoccia qua. Scusate, io non so i termini tecnici. Silent Hill ce l'ho così, DVD, doppio disco, contenuti extra del film, trailer, interviste, eccetera. Non è male, perché alla fine Silent Hill era un film guardabile, il videogioco era meraviglioso per la storia, per l'atmosfera, per tutto, per le trovate grafiche, perché comunque all'epoca sulla PlayStation 1 si potevano usare pochissimi poligoni, pochissimi effetti, perché se no non ci stavano, la PlayStation non riusciva a elaborare tutto e comunque non ci stavano neanche nel disco, quindi sappiate che i videogiochi più grossi avevano più dischi, tipo Final Fantasy VII, che aveva tantissime scene animate, aveva diversi dischi, adesso non ricordo quanti. Erano altri tempi, oggi è tutto facile, tutto su un piatto d'argento per voi giovani. Va bene, a parte gli scherzi. Questi sono i film che ho comprato io, tutti a 1,90€. Questo è tutto, ora vi faccio vedere la pigna.